Riprendiamo la nostra diretta e questa mattina sono davvero contento e onorato di avere in mezzo a noi, anche se solo virtualmente, Monsignor Paolo Pezzi, arcivescovo metropolita della Madre di Dio a Mosca, in Russia. Buongiorno Eccellenza e grazie per essere con noi. Ringrazio io lei, caro Leonardo, e anche tutti voi di Radio Padre Pio, perché è un'occasione anche per me innanzitutto di togliermi da questa assuefazione, perché realmente questo è il rischio oggi più grosso e anche in un certo senso il cambiamento più negativo, direi, che stiamo registrando. E cioè un assuefarsi, un cercare, diciamo così, di addomesticare la situazione, che però ha conseguenze ancora peggiori, conseguenze di perdita di fiducia non solo nelle istituzioni, ma anche in se stessi, una perdita di speranza anche, soprattutto riguardo al futuro. Una cosa che mi stupisce molto è quasi una incapacità a progettare a lungo termine. Certo, questo può essere anche, diciamo così, rivoltato in positivo, come anche noi cerchiamo di fare, e cioè di far sì che, non potendo, riuscendo a fare progetti a lungo termine, impariamo ad affidarci di più giorno per giorno alla volontà di Dio. Diventano molto attuali e si riempiono, si suol dire, di carne e sangue. L'espressione di Gesù: perché vi affannate tanto per il domani? A ogni giorno basta il suo affanno. E ancora, non preoccupatevi del futuro. Preoccupatevi del regno dei cieli ora, nel presente. E quindi questo diventa paradossalmente un richiamo ad essere più concentrati e più rafforzati nella fede e nella speranza. Eccellenza, siamo ad un anno dall'inizio del conflitto tra Russia e Ucraina. Lei lo ha detto, ci stiamo assuefacendo a questa terribile realtà. Quello che le vorrei chiedere è: come è cambiata la Russia in quest'ultimo anno? Quali sentimenti stanno maturando nella popolazione? Ecco, un po' come già le dicevo, direi che un sentimento appunto negativo è proprio questa stessa assuefazione. Direi che soprattutto dopo la mobilitazione dell'autunno di settembre c'è stata la percezione che non si poteva più considerare questo conflitto come qualcosa di lontano e che riguardasse solo, diciamo così, coloro che lo facevano per mestiere, no? Improvvisamente, in un certo senso, il conflitto è entrato nelle case e questo ha generato anche una certa paura, direi anche un incremento di violenza, di odio, di incomprensione verso l'altro, no?
mi ha molto colpito nel periodo di avvento, confessando sentire di molte persone che confessavano questa incapacità a liberarsi di questa crescente rabbia dentro. Ecco, certamente ci sono anche sentimenti positivi, direi, che stanno crescendo. Primo fra tutti bisogno di verità e di giustizia. Se prima magari su questo ci si pensava un po' meno, adesso comincia a diventare più urgente, cioè come faccio a vivere nella verità in questa situazione. E a questo riguardo devo dire che un aspetto, un sentimento molto bello che sta maturando è quello di una carità, di una generosità direi senza confini. Recentemente abbiamo, pur in questa situazione che viviamo, dato vita a una colletta per le popolazioni terremotate, no? in Siria e anche in Turchia, ma soprattutto in Siria, per i legami che abbiamo con le comunità cristiane con la residenti. Mi ha molto colpito la generosità dei fedeli, appunto, che già devono fare i conti con certe ristrettezze economiche che si sentono, ma hanno voluto comunque dare una risposta rapida e generosa. Nonostante tutto, allora, Eccellenza, la comunità cattolica a Mosca è viva. Vorrei affrontare con lei il tema delle sanzioni, ecco, che la comunità internazionale ha imposto alla Russia. Nonostante la versione contraria della propaganda, stanno creando numerosi problemi alla popolazione. Lei quali notizie ha in merito? Ma certamente le sanzioni hanno una ripercussione che si sente, no? Direi che è la stessa realtà che ci fa rendere conto di questo. Diciamo così, alla fine non c'è nessuna propaganda che riesca a sconfessare completamente la realtà. Bulgakov, nel suo famoso romanzo Il maestro e Margherita, fa dire a Voland, quindi diciamo così allo stesso diavolo, no? Che la realtà è testarda e si impone comunque essa sia, nonostante ogni tentativo di coprirla, di menzogna che tenda a negarla, no? Devo dire che i problemi maggiori, però, al momento perlomeno, non sono tanto di natura economica, quanto di natura, direi, morale, psicologica, spirituale, no?
nel senso che sta diventando molto più importante comprendere cosa realmente può soddisfarci in questo frangente che viviamo, o meglio, in questo frangente, cosa questo frangente ci sta comunque insegnando a questo riguardo. Ecco, si può dire che in un certo senso le sanzioni ci stanno costringendo, magari non lo vorremmo, comunque a capire di più che non di solo pane vive l'uomo e che abbiamo bisogno di altro. Ecco, questo altro cerchiamo di riscoprirlo. Eccellenza, allora io le chiedo di restare ancora con noi perché ci fermiamo per una breve sosta pubblicitaria e poi continueremo questa interessante intervista con lei. Linea alla pubblicità. Eccoci ritornati ancora insieme in collegamento Skype con noi da Mosca, l'arcivescovo metropolita della Madre di Dio, Monsignor Paolo Pezzi. Stiamo parlando di questa situazione del conflitto tra Russia e Ucraina ad un anno, appunto dall'inizio di questa operazione militare. Eccellenza, Papa Francesco continua ad essere uno dei promotori per cercare la pace, per trovare questa pace tanto agognata. E nonostante i vari e vani tentativi diplomatici, non da ultimo ha fatto notizia la proposta della Cina, la proposta cinese, ecco, secondo lei quale strada occorre percorrere, occorre intraprendere per dare una chance alla pace? Guardi, io penso, forse sono un po' ingenuo, anzi certamente molto ingenuo, forse anche un po' fantasista, insomma fantasioso, ma mi ha confortato ritrovare una frase di Pavese, una citazione di Pavese, che lui disse, che lui scrisse, se non sbaglio, tra l'altro nel giornale dell'Unità, no? Del Partito Comunista, all'indomani della fine della guerra. No? E lui parla di una, come dire, di una, lui parla di una carità, no? Rimasta nonostante tutto nel cuore dell'uomo, no? E dice della necessità, no? Di andare incontro all'uomo perché la vita, e usa proprio questa espressione, è comunione. Ecco, penso che i tentativi per una pace giusta, come chiede Papa Francesco, siano proprio quelli dell'incontro. Occorre percorrere la strada che ci permetta di incontrarci e non di rimanere divisi, di sedere attorno a un tavolo, anche se non abbiamo le stesse opinioni. E che questo sia fatto senza precondizioni, cioè che si abbia il coraggio, insomma, di sedersi a un tavolo e di cominciare a parlarsi, cioè di incontrarsi. Lei, eccellenza, spesso nei suoi interventi, nelle sue interviste, ha parlato del perdono e di perdono, rivolgendosi in maniera specifica ai rappresentanti di entrambi i paesi, della Russia e dell'Ucraina. Quello che le voglio chiedere è come si può e come si deve parlare di perdono dinanzi ad un conflitto che negli ultimi giorni si sta inasprendo non solo sul campo di battaglia, ma anche nelle parole. Ma io ne parlo
parlo spesso, innanzitutto perché è stata per me una scoperta, cioè io ho scoperto proprio in questo anno che io non sono capace di perdonare, no? Cioè non sono capace di rapporto con gli altri, di accogliere gli altri, se se non faccio io l'esperienza dell'essere perdonato. E questa esperienza molto bella, soprattutto nel sacramento della confessione, io l'ho vissuta con molta intensità, confessando durante la Quaresima dello scorso anno, e quindi all'indomani dell'annuncio di questa operazione militare. E nel contatto, nel dialogo, nel rapporto con i fedeli, tanto russi che ucraini, perché nelle nostre comunità cattoliche in Russia abbiamo molti fedeli o di origine ucraina o con radici ucraine o anche di ancora di cittadinanza ucraina. E questo mi ha fatto innanzitutto notare appunto, cioè la difficoltà o anche in certi casi l'impossibilità, la teorizzazione che oggi, che in questo momento non è possibile perdonare, no? E quindi ho cercato di fare loro comprendere che il perdono non è necessario solo nel conflitto tra i popoli, ma è necessario riscoprire il perdono innanzitutto per sé, cioè per poter superare in sé il tradimento, il male, diciamo pure il peccato che compiamo. E poi questo perdono è necessario nelle famiglie perché possano ricominciare, è necessario nelle nostre parrocchie perché si possa costruire una realtà, un luogo fondato sulla carità fraterna. È necessario nelle comunità nazionali e alla fine è necessario allora anche nel rapporto tra i popoli. Dunque il perdono è quel dono, perdono, che noi riceviamo proprio per poter ricominciare. Ecco, occorre anche percepire, cioè non dimenticare che noi non siamo angeli, che noi ci troviamo a fare un cammino nella storia e nella storia il male, pur essendo già vinto, sconfitto con la resurrezione di Cristo, però resta presente. I suoi effetti sono anzi sempre più devastanti, no? Cioè questa vittoria di Cristo risorto sul male non ha eliminato la lotta col male dalla storia. E Cristo ha dato l'antidoto, ha dato anche la medicina, e che è appunto il perdono, che è la croce, cioè l'offerta di sé, o che raggiunge il suo massimo nel perdono. Ecco, questo è quello che permette di ricostruire sempre, anche sapendo che con ogni probabilità verrà di nuovo distrutto quello che noi costruiamo. Ma quello che dà certezza
è propriamente l'esperienza del perdono, perché in questa esperienza noi facciamo esperienza, adesso ho ripetuto sempre un po' le parole, ma facciamo l'esperienza, come dire, di una unità, di una comunione che altrimenti sarebbero impossibili su questa terra. Eccellenza, io voglio citare un breve passaggio di una sua intervista ad un quotidiano italiano. Lei ha detto: io penso che i leader cristiani dovrebbero iniziare un cammino di percorso, un cammino e un percorso di purificazione della memoria, di perdono reciproco e di accoglienza, e potrebbero anche sedersi attorno a un tavolo per iniziare innanzitutto a guardarsi negli occhi e a vedersi nella prospettiva dell'Eterno. La Pasqua si sta avvicinando, Eccellenza, quali sono i suoi desideri, i suoi auspici? Ma i miei desideri, i miei auspici sono innanzitutto che si stia davanti alla Pasqua, che non si riduca la risurrezione a una tradizione che si deve festeggiare, ma che si abbia la serietà di guardarla in faccia. E io sono assolutamente certo che se guardiamo in faccia la risurrezione, non possiamo rimanere come prima. Non possiamo non stare di fronte alla incredibile pretesa che la risurrezione pone nella nostra vita. E cioè, ma tu pensi veramente che la tua pace sia più grande, più conveniente della mia pace che Cristo dà? Ecco, questo è l'auspicio, che soprattutto i leader, e non solo cristiani, ma anche delle nazioni, possano sentirsi rivolta questa domanda e che rischino una risposta. Eccellenza, ci dice qualcosa della devozione nei confronti di Padre Pio per quanto riguarda i fedeli che sono sotto la sua cura pastorale? Non è, diciamo così, in modo diffuso devotissimo. Però devo dire che soprattutto grazie alle comunità francescane, che sono diffuse un po' dovunque, cioè nel senso in tutte e quattro le diocesi che sono in Russia, c'è una certa devozione. Poi invece in certi luoghi, per esempio noi qui a Mosca, nel convento dei francescani conventuali a Kaluga, che è una città anche questa nella mia diocesi, c'è proprio una devozione direi più costante, c'è una festa. C'è la memoria di Padre Pio è vissuta con più attenzione. Ecco, cosa ancora posso dire? Dunque, noi abbiamo i cappuccini non nella mia diocesi, nella diocesi di San Clemente a Saratov, e concretamente loro sono presenti a Voronezh. E lì quindi c'è un maggior culto, però la comunità è,
relativamente piccola. Ecco, poi ancora posso dire che ci sono, direi, un paio di libri almeno tradotti in russo, pubblicati dalle edizioni francescane. C'è una biografia e un altro, forse sono suoi pensieri o una biografia, adesso non lo ricordo. Eccellenza, io la ringrazio davvero di cuore per essere stato con noi. Grazie, grazie tante. Ringraziamo l'arcivescovo Paolo Pezzi, arcivescovo metropolita della Madre di Dio a Mosca, per essere stato con noi in questa mattinata e per averci raccontato un po' della situazione che la Chiesa particolare cattolica di Mosca sta vivendo da un anno a questa parte a causa del conflitto. E ci fermiamo per la pubblicità.